ho sbloccato la Iscador e vai! Gianni, cosa stai facendo? Ciao Giada, ciao! Ho appena sbloccato la Iscador, l'app dei Gormiti, si è alfa giornata! Ma non ti sei accorto che è iniziata la puntata? No. Dobbiamo salutare i nostri amici, preparati! Okay, scusate. Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti Show! Scusate, mi stavo giocando con l'app! Quindi mi stavi dicendo che hai sbloccato l'Iscador? Ma possiamo giocarci? Dai, possiamo giocarci? È un bel parolone, perché ci gioco io! No, dai, voglio giocarci anch'io! Va bene, allora ti faccio vedere intanto la mia collezione. Guarda un po' quanti gormiti ho! Guarda, mi manca, tantissimo. Me ne mancano alcuni, pochi, ma me ne mancano. Tipo Rhodium, Cryptus. Allora adesso vi faccio una bella partita. No, perché ti fai? Insieme, voglio giocarci anch'io. Facciamo la battaglia. Sto giocando, non mi disturbare. Io così mi annoio. Contro questo. Facciamo. Sai cosa ti dico? Uno. Caricamento. Mi ascolti? Sì, facciamo Irok, Karak, Alfa Saburo contro il soldato d'Arkhangre. Che c'è? Tu stai giocando da solo, io mi sto annoiando, ma io ho un'idea. Ti sfido nella vita reale. Combatti contro Irok. Bene Giada, bene. Allora, oggi si sfideranno per il popolo dei cristalli Thorak la Furia. Per il popolo del cosmo Zephyr, la saetta del cosmo. Allora, raccontiamo due cosine che riguardano i nostri personaggi. Ok. Allora, come vedete, Thorak assomiglia a un toro. Quindi, proprio perché assomiglia a un toro, Giada, è meglio lasciarlo stare. Che poi, tra l'altro, l'energia alfa l'ha fatto diventare ancora più forte. Giada, un consiglio per i nemici. Sì. Se Thorak sta per attaccare, è meglio... Scappare. È meglio scappare, sì, perché è fortissimo. Invece io ti presento Zephyr. Ok. Sai che Zephyr è il gormita più veloce di tutti quanti? Però grazie all'energia alfa lo è diventato ancora di più e sembra addirittura moltiplicarsi. Wow. E un consiglio per i suoi nemici? Sì. Di stare molto attenti perché lui si diverte a girarli intorno per confonderli. Così li confonde tutti. Sì. Molto forte, ma vediamo in azione. Sì, voglio proprio vedere. No! Drake! La velocità non è la presa! Aaron! Scusate per l'inconveniente. Dunque, dove ero rimasto? Concentrati! Johnny, visto che è fortissimo, Zephyr ha vinto! Giada, guarda, devo fare davvero un applauso a Zephyr perché è stato davvero molto bravo e super veloce. Sicuramente è più forte del tuo perché ha vinto, no. Visto come ha combattuto. No, aspetta Giada, che è più forte del mio è da vedere, Sicuramente... No, ha combattuto in un modo perfetto, hai visto? Ho capito, ma sicuramente è più forte Thorak di Zephyr. Giada, ma di cosa stiamo parlando? No, per me lo sconfiggerebbe subito. Ma non mai e poi mai, una cosa del genere. No. Bambini, allora... Scrivete a gormitishow.gormiti.com secondo chi è più voi, forte secondo voi tra il mio super Thorak e il mio Zephyr che ha vinto. Scrivetecelo, mi raccomando, perché sennò qua noi continuiamo a litigare. Sì, allora è meglio andare avanti mentre aspettiamo. E comunque sì, ok Giada, sei pronta per la challenge gormitica? Vabbè, allora praticamente sì, voglio sfidarti, lo sai che mi piacciono le sfide. Cosa, che sfida vuoi fare? Cosa faremo? Abbiamo un tablet, abbiamo una matita okay. che disegna sul tablet. Cosa bisogna dire? La sfida è questa. Riconosci questo? Certo, il guanto alfa! È il guanto alfa. Avrai 60 secondi. Io mi metterò qua immobile, non mi muoverò mai e poi mai per nessuna ragione al mondo. Devo copiarlo. Tu devi copiarlo. Ovviamente 60 secondi è difficile, quindi il più che puoi deve assomigliarci. Ecco, facciamo così. Sei pronta? Sì, però non vale, perché tu sei già bravo a disegnare. Sì o no? Sì, sono pronta. Ok, 3. Aspetta, però mettiti un po' più in qua così, perfetto. Sì, ascoltami, te lo metto così, se no. Allora, no, 3, 2, 1, via! Dai! Dai, forza!
Dai, guarda. Oh, scusami. Non volevo... Gianni. Non volevo colpirti, è scappato. Stai fermo. Ok, l'hai fatto, fa vedere. Aspetta. No. Ma no, non qua. Così, ascolta. Aspetta, allora. Sì? Ma cos'è, un ananas? Ma cosa stai facendo? Shh, non sconcentrarmi. Stai fermo, fammela aspetta, guardare. Ascolta. Aspetta. Dai. Aspetta. Dai, fallo. Così. Ti colpisco, così. Aspetta, aspetta. Poi... Colpisco così. Sulla spalla, e sulla gamba, e sulla... Aspetta, Gianni, è difficilissimo così! Dai, forza, aspetta. Giada, mamma mia, ma come sei lenta, sembra un cono gelato. Ma che è? Ma che è? È il guanto. Ma che guanto? Ma cos'è? Ma cos'è? Gianni, sembra, sembra un omino con i capelli... Cosa stai facendo? Ma cos'è? È bellissimo! No, non criticarmi. Giada. Basta, finiamo, basta, basta. Finito il tempo! No, finito, sì, Giada, basta, 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 basta. Uffa. Allora. È bellissimo. È uguale, allora. Guarda, guarda, è identico. No. Bambini, è uguale secondo voi? Sì. Adesso allora tocca a te, ma va sembra, bene, ma se parli tanto. Ma sembra un cespuglio. Va bene, è dai. Bellissimo, ci ho messo dai. Tanto impegno. Ma no, effettivamente è difficile. Allora, aspetta. Allora, cancelliamo. Vado Sei io. Pronto? È difficile davvero. Vado? Vai. Via. Io resto immobile. Sei immobile, devi stare. Sei stato fermo. Io sono stato immobilissimo. Non è vero. Dai, dai Giada, ma scusami, le regole non sono queste. Tu prima non le hai fatte. Cosa non le ho fatte? Cos'è che non ho fatto? Non le seguite le regole. Sì che le seguite. Ferma, no. Ferma. Dai che non ci capisco niente. Guarda quanto è bello. Non vedo, cos'è il contrario? Aspetta. Guarda che non è tanto diverso dal mio, sì. Cioè sembra però, anche il tuo. No, però è più carino. Non è vero. Guarda, gli faccio pure il suono. Dove esce il suono? Ferma. Dai, ferma. Ma ti attacco io, Ma che perdo il tempo. Ferma, ferma. Dai, un secondo. Finito. Ho finito, finito, finito. Guarda, faccio tipo tempo, tempo scaduto. Johnny, guarda. Tempo scaduto. Pure Johnny ho scritto. Allora, dai, ascoltami. Ok, allora, è vero, non è bellissimo, potevo fare di più, però. È il mio più bello. Cosa? No, vabbè, hai ragione, è più bello il tuo. Siamo realisti, obiettivi. Sì, sì, è più bello il tuo, ma tu sapevi già di vincere perché tu sei più bravo a disegnare. Andiamo avanti. È arrivato il momento della bacheca gormitica! Eh sì Giada, ci sono arrivati due bellissimi disegni, iniziamo subito, dai! Vai, inizia tu! Allora, Federico ci manda questo bellissimo disegno che vediamo ora, ve lo mostriamo qui. Ciao Johnny e Giada, sono Federico, 7 anni e vivo a Pescara. Vi seguo sempre, vi voglio tanto tanto bene. Grazie. Ma che carino che sei, grazie! I miei gormiti preferiti sono Alfa Koga e Alfa Carrion, un bacione! Ti mandiamo un mega abbraccio! Guarda cosa ha disegnato Giada, Alfa Koga, Alfa Saburo, le popole magma, ne ha disegnati tantissimi. Guarda, ha disegnato anche il bracciale alfa. Bravo, 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 bravo. Io invece adesso ti leggo la dedica che ci ha scritto Leonardo. Ci ha mandato anche un bellissimo disegno. Esatto. Vai. Ciao Gianni e Giada, ho disegnato Lord Carrion. Sono Leonardo di Sevo, ho 6 anni e il mio lore preferito è Lord Carrion. Ciao. Bravissimo, Lord Carrion come il mio. Hai visto Ottimo. Che disegno fantastico ho fatto? Sì, ha disegnato Lord Carrion. Gli ha fatto un mega sorriso. Ma che carino che è, che carino. Grazie mille, grazie, grazie mille. Grazie Continuate mille. A mandarci il materiale a gormitishow.gormiti.com. Johnny, adesso però la puntata ormai è finita. Sì, è terminata, è terminata. I nostri amici devono continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale perché mettiamo sempre tantissime cose. È vero. E mettete anche tantissimi like e condividete il video. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao.